paziente è stato operato prima dai chirurghi toracici che hanno estratto le due pallottole in maniera mirabile. Il dottor Marino e il dottor De Filippis sono stati gli operatori. Ne erano due, tre, sì, due, due proiettili nell'organismo, diciamo. Poi e un altro. Io posso far vedere le foto del proiettile al presidente? Era cosa impressionante vederlo proprio sparare lì a freddo, sì, a cercarlo lì. Ma quello non spara neanche bene, presidente, se sparava bene probabilmente non si alzava. Ovviamente questo ha creato, secondo me, un sentiment nella popolazione, perché sono delle immagini drammatiche. Il fatto di vederlo poi a distanza di pochi minuti. Quindi la cosa che impressiona di più è proprio quella, vedere la freddezza con cui questo, sì, lo va cercando, dopo che gli ha già sparato, sì, lo sta già per terra, dietro il bancone, lo va a cercare per, sì, per finirlo. Sì. Cioè una cosa. Poi c'è il dottor Zotta che ha fatto la parte. Il dottor Donato Zotta, il neurochirurgo. Quali sono le condizioni del ragazzo? Allora, le condizioni sono abbastanza soddisfacenti. Da un punto di vista diciamo cognitivo, il ragazzo sta bene, è sveglio, lucido, motivato, è uscito, come sapete, fuori dal periodo di prognosi riservata. E sta effettuando, diciamo così, i primi passi verso quello che potrebbe essere un recupero, perché lui ha riportato, da un punto di vista strettamente neurologico, una paralisi agli arti inferiori. È stato operato da noi neurochirurghi per decomprimere il midollo spinale e dargli una chance in più per poter affrontare un percorso riabilitativo che gli consenta di riprendere almeno una funzionalità degli arti inferiori. C'è qualche segnale positivo, inizia a sentire qualche stimolo portato alle gambe e questo ci fa ben sperare, ma adesso ci giocheremo tutto con la riabilitazione. Comunque ci sono buone possibilità. Ci sono delle buone possibilità a lungo termine, ma ci sono secondo me buone possibilità che possa riprendere la funzionalità, perché ripeto, il midollo non è, benché interessato dalla forza d'urto del proiettile, quindi ha riportato delle lesioni, non è, come si suol dire, tranciato, quindi potrebbe riprendere, ci sono buone speranze. Quali sono i medici dell'equipe, i nomi? Dunque, con me ha operato il dottor Intraina, con l'anestesista il dottor Pettinella, poi ci sono state tutta l'equipe infermieristica sia della sala operatoria che del reparto, coordinate dalla dottoressa Ciampini. Quanto è durato l'intervento? Il nostro intervento è durato un paio d'ore. Un paio d'ore, non è un intervento diciamo così banale, perché si va a contatto con strutture importanti, però ci siamo, diciamo, un intervento fatto in microchirurgia, quindi intervento di una delicato. Eravamo tutti pronti e preparati al peggio, anche vista la freddezza di quella vera e propria esecuzione, quindi complimenti davvero a tutto lo staff medico infermieristico, ci riempie d'orgoglio anche dimostrare proprio alla mano, diciamo fatti alla mano, quanto l'ospedale di Pescara e la ASL di Pescara sia appunto in grado di affrontare le emergenze sanitarie e garantire la sicurezza e la salute dei nostri cittadini. Adesso il presidente visiterà il ragazzo insieme alla dottoressa Verini. Sì, sì, mi hanno chiesto questo. L'avvocato mio anche, il mio avvocato. E io sto qua per questo. E presto verremo a prendere gli diagnostici in grado. Si può.